Sono un appassionato di fotografia, vorrei farla diventare la mia professione e sto a cercare un paio di marche che mi mancano alla mia collezione analogica. L'edizione di aprile di Foto Antiquaria e il ponte del primo maggio, due ingredienti che portano ancora una volta tanti turisti ad Arezzo e in Toscana. Le previsioni meteo incerte dunque non hanno scoraggiato i tanti appassionati di fotografia o semplici turisti arrivati in massa. No, ma a parte che pensavamo peggio, pensavamo dava acqua, invece un po' di sole c'è, dai. Foto Antiquaria, organizzata da Arezzo in Tour in collaborazione con il fotoclub La Chimera, da sempre attira visitatori da tutta Italia. Un vero e proprio paradiso per gli amanti di fotocamere, cineprese, attrezzature fotografiche antiche ma anche più recenti. Beh, io mi sento un pochino a cavallo tra la vecchia e la nuova, nel senso che preferisco avere un buon risultato direttamente dalla macchina anche se uso una macchina digitale. Non mi piace lavorare tanto con Photoshop, quindi se cerco un filtro particolare o un qualcosa che si usava più sulla vecchia fotografia che su quella digitale, i posti come questo sono i posti giusti, i mercatini come questo sono quello che cerco, insomma. Probabilmente siamo un po' stufi di questo digitale, telefonini e cose del genere, vogliamo magari più il contatto con la carta stampata e senz'altro penso che sia quello il motivo per cui ritornare un po' all'origine della fotografia. Arezzo si conferma sempre di più meta turistica a misura d'uomo, come ci racconta questo visitatore che arriva dal Veneto. Bellissima, bellissima città, bellissimo centro, proprio a misura di persona.